Ciao, sono Igor Vitale e ti do il benvenuto a questo esercizio di ipnosi per la concentrazione e la focalizzazione. Ti invito a metterti in una posizione comoda, con i piedi piatti per terra, le gambe disincrociate e le mani sulle cosce, mentre ascolti la mia voce e ti prepari al massimo livello di concentrazione che puoi potenziare in ipnosi. Ti darò alcune istruzioni per aumentare la tua concentrazione. Ti consiglio di eliminare qualsiasi distrattore, mettendo il cellulare in modalità silenziosa e assicurandoti di non avere ulteriori rallentamenti all'esercizio o ostacoli. Ti consiglio inoltre di indossare le cuffie, così potrai ascoltare meglio quello che ti dirò. E quando sei pronto in una posizione comoda, ti chiedo di guardare con gli occhi dritto davanti a te in un punto fisso e di renderti del conto del tuo respiro, di come l'aria entra ed esce. E ancora mentre continui a fissare quel punto e a sentire che l'aria entra ed esce, ti chiedo di tenere gli occhi aperti quando l'aria entra e di chiuderli quando l'aria esce. Aria entra, occhi aperti, e di chiuderli quando l'aria esce, e di continuare semplicemente così mentre guardi quel punto, fino a quando gli occhi non si chiudono, e ogni volta che gli occhi si chiudono, tu entri sempre più dentro te stesso e ti rilassi sempre di più, sempre meglio. Come un'onda piacevole dalla sommità della testa fino alla punta dei piedi, un'onda di piacevole rilassamento. Adesso, mentre continui a rilassarti, mentre ascolti la mia voce, ti chiedo di mettere il tuo braccio sinistro dritto davanti a te, all'altezza delle spalle, con il palmo rivolto verso l'alto. E adesso immagina di mettere un dizionario molto pesante sul palmo della tua mano sinistra, lasciando sentire e percepire la pesantezza. I tuoi pensieri ti fanno sentire come se ci fosse un grande dizionario molto pesante sulla tua mano sinistra. E immagina la sensazione di pesantezza nella tua mano, pensando a un grande dizionario pesante. E adesso immagina un secondo grande dizionario pesante messo proprio sopra il primo che è già sulla tua mano sinistra. E senti quando il tuo braccio inizia a sentire la pesantezza. E di come puoi spingere verso l'alto i dizionari pesanti mentre immagini il peso, ma nota come il tuo braccio sinistro si sente sempre più pesante. E adesso immagina un terzo grande dizionario pesante sopra gli altri, immaginando che sia molto molto pesante. Immaginando che ci siano tre dizionari pesanti sul palmo della tua mano sinistra, che diventa sempre più pesante, più pesante, più pesante, sentendo il tuo braccio diventare sempre più pesante, molto pesante, diventando sempre più pesante, molto pesante, sempre più pesante. Ora, di a te stesso che la tua mano e il tuo braccio si sentono esattamente come prima, lasciando che la tua mano e il tuo braccio si rilassino. Adesso, concentra i tuoi pensieri per far sentire la leggerezza della tua mano. Mentre mantieni gli occhi chiusi, metti il braccio destro dritto davanti a te, all'altezza delle spalle, con il palmo della mano destra rivolto verso il basso.
Ora, immagina che una fonte d'acqua spinga forte verso il palmo della tua mano destra, dal basso verso l'alto, spingendo questo getto d'acqua verso l'alto, contro il palmo della tua mano, immaginando un grande flusso d'acqua, spingendo la tua mano verso l'alto, sentendo il forte flusso d'acqua che spinge il palmo della tua mano verso l'alto, sentendo la forza dell'acqua che spinge la tua mano verso l'alto, sentendo che spinge l'acqua verso la tua mano, spiegando a te stesso che la forza dell'acqua è così forte, ma così forte, che senti la mano spostarsi verso l'alto, immaginando questo forte flusso d'acqua che la spinge sempre più in alto, sempre di più, sempre meglio, dicendo a te stesso che un forte flusso d'acqua sta spingendo la tua mano in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, sempre di più, sempre meglio. Ora, di a te stesso che tutto nella tua mente, lascia andare la mano e il tuo braccio e assicurati che tornino indietro, giù e rilassati. Adesso vorrei che tu posizionassi la tua mano sinistra sulla pancia e poi spostandola in avanti sulla coscia col palmo rivolto verso l'alto e vorrei che focalizzassi il tuo pensiero per far sentire le tue dita della mano sinistra intorpidite. Ora, prova a immaginare e a sentire come se fosse, se la tua mano avesse un anestetico locale iniettato vicino al mignolo, in modo tale che il mignolo si senta addormentato. Inizia a sentire il rilassamento. Concentrati sul mignolo, rendendoti conto di ogni sensazione e il minimo piccolo cambiamento. Ogni minimo piccolo cambiamento. È un po' come se lo sentissi un po' insensibile, opaco, ovattato, intorpidito. Il mignolo insensibile quando pensi all'anestetico che si muove lentamente. Ora pensa all'anestetico che si sposta nel secondo dito, vicino al mignolo, alla murare, raccontando a te stesso che il secondo dito diventa sempre più opaco, più insensibile, un po' come se il farmaco iniziasse ad avere effetto. Dì a te stesso che queste due dita stanno cominciando a sentirsi insensibili, intorpidite, perdendo emozioni e sensazioni, mentre pensi che si muove sempre più velocemente. Le dita si sentono sempre più insensibili, insensibili, insensibili. E appena pensi che l'anestetico abbia effetto, le due dita si sentono più opache, insensibili, insensibili. E mentre continui così, pensa che le due dita sono così insensibili, intorpidite, decontratte. E quando le tocchi con queste due dita, col pollice, osserva come si sentono più intorpidite, più insensibili mentre tocchi le dita col pollice. Quando tocchi le due dita col pollice, osservano come sono inerti, insensibili, insensibili. Ora puoi dire a te stesso che tutto nella tua mente riporterà indietro la sensazione, riporterai la sensazione nelle due dita. Adesso, usando la tua immaginazione in modo costruttivo,
Puoi sperimentare la sensazione di bere acqua fresca e rinfrescante. E ora immagina di essere stato fuori per ore, sotto il sole cocente, e di avere molta sete. E le tue labbra sono secche, e hai tanta sete, tanta sete. E immagina te stesso ai piedi di una montagna dove la neve si sta sciogliendo, formando un flusso d'acqua fresca e limpida, immaginando di immergere una tazza in questo ruscello di montagna per poter avere una bevanda fresca, così rinfrescante, di acqua purissima. E mentre pensi di sorseggiare l'acqua, di a te stesso che è assolutamente delizioso percepire l'acqua che scende in gola, fredda, bella, purissima, freschissima. Senti la freschezza e la bellezza dell'acqua mentre bevi in un sorso. E adesso pensa di prendere un altro sorso d'acqua e sentilo scorrere sulle tue labbra e sulla tua lingua, scendere nella tua gola, giù nello stomaco. Senti quanto è bello, rinfrescante, delizioso e piacevole mentre bevi un altro sorso. Così bello, freddo, dolce, bello, delizioso e rinfrescante. E fai un altro sorso adesso e senti l'acqua che entra nella tua bocca, intorno alla lingua, giù per la gola, per lo stomaco. Così bello, fresco e meraviglioso, un piacere assoluto. E usando la tua immaginazione in modo creativo, puoi sperimentare l'odore e il sapore di un'arancia, immaginando di prendere un'arancia e immaginando di sbucciarla mentre crei l'immagine dell'arancia. Senti te stesso, la sensazione nelle mani di sbucciarla, e lascia che permettere a te stesso di vedere la buccia arancione all'esterno e la morbida polpa all'interno. Mentre continui a sbucciare l'arancia, noti quanto è bella e succosa e ti lasci andare nell'annusarla, toccarla, sentirne il sapore e la polpa, pensando anche di tirar fuori uno o due spicchi arancioni con le dita. Mentre assaggi questa arancia, scopri quanto è saporita, buona, dolce. Mentre immagini di prendere un profondo respiro e mordi quell'arancia, sentendo i sapori e gli odori e notando quanto è buono, permettendo a te stesso di assaporare questa arancia che è meravigliosa, lasciando assaporare questa arancia. Fai ancora un altro morso e senti il sapore della polpa dell'arancia. E adesso ripensa a un momento in cui hai sentito qualcosa di meraviglioso e vibrante, un suono magnifico di una musica fantastica che avrebbe potuto essere ovunque, e puoi sentirlo ancora di più, sempre meglio nella tua mente. Lo fai da solo e puoi sperimentarlo come vera musica, forte, potente, vibrante, in ogni parte del tuo corpo e della tua pelle, entrando in profondità in ogni fibra del tuo essere, in modo più bello, completo, travolgente, ascoltandolo ora mentre lo crei nella tua mente,
sempre meglio, sempre di più. E puoi smettere di pensare alla musica adesso, mentre tieni gli occhi chiusi e metti le mani in grembo, con i palmi rivolti verso il basso, e poi le appoggi sulle cosce, sulle ginocchia, focalizzando il tuo pensiero per sentire la tua mano destra così calda, immaginando che il sole splenda sulla tua mano destra e percependo il calore, mentre pensi al sole che splende luminoso, lasciando che il calore aumenti ogni volta di più, ogni volta meglio. Mentre il caldo penetra nella tua mano, diventa molto caldo, raccontando a te stesso che i raggi del sole diventano sempre più caldi, più caldi, più caldi, sentendo il calore che penetra attraverso la tua pelle. Senti il calore entrare in profondità nella tua pelle, senti la tua mano riscaldarsi per il calore, è un bene perché è così piacevolmente calda la tua mano adesso, è una sensazione così calda. Adesso di a te stesso che tutto nella tua mente e la tua mano è perfettamente normale. E mentre ascolti la mia voce, vorrei che tu controllassi il tuo pensiero, immaginando che il tempo rallenti, rallenti, rallenti. Di a te stesso che c'è molto, molto tempo tra ogni secondo. Il tempo sta rallentando. Ogni secondo sta rallentando. C'è sempre più tempo tra un secondo e l'altro. Molto, molto tempo. E lo fai da solo. Mentre rallenti il tempo. E ora di a te stesso che il tempo ritorna a una velocità normale, mentre riporti il tempo alla normalità e sposta il tuo pensiero alla sensazione che hai sperimentato quando eri alla scuola elementare. Al primo anno, al secondo anno, al terzo anno, al quarto anno, pensando al tempo che torna indietro e diventa sempre più profondo e senti te stesso diventare sempre più piccolo, sentendo le tue mani sempre più piccole. E le tue gambe sempre più piccole, mentre torni indietro nel tempo, sei seduto in una grande banco di scuola, notando il pavimento sotto di te e senti la parte superiore della scrivania e potresti vedere un po' di segni sulla lavagna. E sulla scrivania e sulla sua superficie liscia e fresca. Potrebbe esserci lo spazio per la matita e forse una grande matita gialla. Senti il lato inferiore della scrivania, osservi gli altri bambini attorno a te, l'insegnante, la lavagna, la bacheca, dove si trova il guardaroba e le finestre, annusando la polvere di gesso, puoi sentire i bambini e l'insegnante parlare. Ora osserva e vedi ciò che succede
intorno a te. E mentre tieni gli occhi chiusi, lascia che i tuoi pensieri seguano queste istruzioni che ti fanno sentire il tuo la tua mente e il tuo corpo molto rilassati, immaginando di essere una bellissima calda giornata, sdraiati sotto il sole, su una spiaggia di un oceano o del mare, mentre senti la sabbia soffice su di te. È un telo da mare così morbido e confortevole, sentendo il sole così caldo, l'aria, il vento che sfiora il tuo collo e il viso, immaginando un cielo azzurro così limpido, delle soffici nuvole bianche che fluttuano nell'aria, sentendo il calore rilassante del sole, ripetendo a te stesso che la tua mente e il tuo corpo sono così rilassati, tranquilli, calmi. La tua mente e il tuo corpo si rilassano sempre di più. E quando conterò da 1 a 5, la tua concentrazione sarà raddoppiata, ti sentirai fresco e vigile e potrai aumentare le tue capacità di concentrazione, di calcolo, di attenzione, di focalizzazione su ciò che è davvero importante per te, ripetendo ogni volta questo esercizio per recuperare la concentrazione e la focalizzazione su ciò che è davvero importante per te. 1. L'energia fluisce dalla testa alla punta dei piedi. 2. La respirazione diventa sempre più superficiale, i muscoli diventano sempre più reattivi. 3. Diventi sempre più rilassato. 4. Gli occhi si fanno sempre più leggeri. 5. Apri gli occhi e orienta la tua attenzione verso il mondo esterno. Grazie.